Ciao, sono Lorenzo, sono l'Executive Director, il coordinatore del tuo gruppo. E giro questo video molto velocemente questa sera perché ho un messaggio da dare. Che cosa è successo esattamente? Un VIP, una persona che io considero veramente una persona eccezionale, una persona brava dentro, mi ha scritto una mail. Mi ha scritto una mail con delle idee, dei dubbi che per esperienza personale so che non è l'unico ad averli. Tante persone a diversi livelli hanno questi dubbi. E io questa sera voglio parlarvi di questi dubbi e perché ho pensato che queste idee che questa persona ha sono idee che veramente hanno tutto. Tante persone hanno. Cosa ti può aspettare da vedere questo video? Ti può aspettare di renderti conto di comportamenti che non ti aiutano nel tuo lavoro e nella vita, soprattutto in generale, perché l'obiettivo per tutti noi è stare meglio, e sostituirli con altri migliori che ci fanno stare meglio e quindi ci fanno vivere un altro genere di vita. Allora ti leggo velocemente questa mail. Guarda che cosa mi ha scritto questa persona. Ciao Lorenzo, complimenti per il video, sai che mi è venuta la pelle d'oca a guardarlo, è il video che poi ti allego. Tu sei una persona veramente speciale, sappi che questo l'ho sempre pensato. Probabilmente io non sarò mai in grado di tirare fuori da dentro quello che dovrei. È per questa mia paura di fallire continua che mi sono allontanato da te. Per la paura di dovermi confrontare con chi riesce ad ottenere quello che vuole in ogni momento. Io purtroppo sono troppo orgoglioso, se così si può dire, per accettare sconfitte su sconfitte e su quelle dover trovare un perché. Sto provando a continuare, sto facendo il mio massimo attuale, cura del sito, annunci, email, telefonate, che alla prima risposta titubante mi tagliano le gambe. Sai quanto mi servirebbe, quanto vorrei poter riuscire ad ingranare finalmente e decisamente, ma con questo mio carattere è alquanto improbabile. Io intanto ti chiedo scusa e ti auguro un'infinità di bene. Tutte le cose che hai ottenuto e le altre milioni che otterrai sono frutto del tuo essere speciale. Un'infinità di auguri per il tuo figlio e tua moglie. Il tuo nome com'è andata? Spero di poterti sentire una volta che non avrò più il timore di essere un fallito del DHS. Un grande abbraccio con sincera stima ed affetto. Lettera, mail firmata. Allora, ci sono tanti concetti in questa lettera, cerco di essere sintetico e rispondere alle cose, principali. La prima cosa che vedo è: tu sei una persona speciale. Ok, grazie, è vero, sì, io sono una persona speciale, è anche vero che anche tu, come anche qualsiasi persona che sta vedendo questo video, è una persona speciale. Ognuno di noi è una persona speciale. Probabilmente io non sarò mai in grado di tirare fuori da dentro quello che dovrei. È per questa mia paura di fallire continua che mi sono allontanato da te. Quindi, la paura, vediamo che c'è la paura di fallire continua. Per la paura di fallire è la causa di allontanarsi da me. E per la paura di dovermi confrontare con chi riesce ad ottenere quello che vuole in ogni momento. Anche il confronto è un qualcosa di cui bisogna parlare. Allora, paura, quindi paura di fallire, orgoglio, tutto quello che le altre persone ottengono, è perché sono speciali. Io vorrei ingranare, ma con questo mio carattere non riesco. Come vedete, ci sono diversi argomenti. Tutti questi argomenti sono frutto delle convinzioni che questa persona ha.
le convinzioni sono quello di noi, di cui noi siamo convinti circa di come funziona il mondo, come siamo, come non siamo, in rapporto ad altri, anche determina certi comportamenti e i comportamenti, certi comportamenti, gli atteggiamenti e i comportamenti e gli atteggiamenti poi determinano anche i risultati nella nostra vita. Come nascono le convinzioni? Perché se vogliamo cambiarle dobbiamo capirle. Una convinzione non è nient'altro che un'idea su di noi, sul mondo, e può nascere in maniera molto semplice, magari l'abbiamo sentita dire, qualcuno ce l'ha detta anche per scherzo, magari ce lo dicevano i nostri genitori, magari ad un certo punto ce lo siamo detti così noi, e tramite la ripetizione, tramite il costante dircelo, perché siamo noi la voce più importante per noi stessi, quando noi ce lo diciamo, ce lo ripetiamo nella nostra mente. C'è un libro fantastico, assolutamente, che consiglio dal profondo del cuore a tutti, che si chiama Il potere di adesso. Che cosa dice in sintesi questo libro? Dice che la nostra mente pensa, noi abbiamo una mente che pensa e ci dice delle cose, ha delle idee, lavora in un certo modo, ma noi non siamo la nostra mente e bisognerebbe imparare a rendersi conto di quello che la nostra mente dice. La mente è uno strumento, se noi la mettiamo all'opera per risolvere un particolare problema è una cosa fantastica, ci riusciamo, se noi invece la mettiamo all'opera per impedirci di ottenere quello che vogliamo, la nostra mente farà anche lo stesso. Abbiamo detto, quindi nascono con la ripetizione. Ok? Non è detto che non esistono convinzioni vere o false, sono vere per noi in quel momento. Le dobbiamo sostituire alcune convinzioni che non sono funzionanti, tipo non sarò mai in grado di riuscire. E come facciamo? Il primo passo per cambiare un qualcosa è renderci conto. Tu ti devi renderti conto di queste cose, di quello che dici a te stesso, delle idee che ti dai e di come ti rivolgi a te stesso, perché devi farle passare dalla sfera dell'inconsapevole, quindi da che non ti rendi conto, tu non ti stai rendendo conto che queste sono tue convinzioni che non sono vere, sono vere per te perché non ti rendi conto che stai parlando a te nel modo sbagliato. Il primo passo per cambiare qualcosa è renderci conto che questo qualcosa non è funzionale e deve essere cambiato, semplicemente astraendosi un attimo, facendoci attenzione. Ci si può fare attenzione anche a quello che si pensa. Il secondo passo è capire la verità. Cioè, la verità è che